prezzo è stato chiesto a tutti noi in termini di movida, insomma, di coprifuoco, chiamiamolo come vogliamo, il prezzo forse più alto rischiano di pagarlo gli esercenti. Ascoltate questo messaggio che ci arriva dal titolare di una birreria vicino Ferrara. Ancora una volta i bar e i ristoranti italiani vengono presi di mira da un nuovo decreto con restrizioni di servizio e di orario. In questi mesi, dopo aver investito risorse per rendere accessibili i nostri locali e aver perso un sacco di coperti per i distanziamenti interpersonali, ci viene vietato di servire persone dopo le 24 e non capiamo il motivo, la differenza tra servire una persona dalle 23 alle 24 e dalle 24 in poi. Forse dobbiamo allora chiamare le cose con il loro nome. Questo è un coprifuoco. È la movida, ma non basta. Bastava fare i controlli, non bastava andare per le strade a vedere chi non portava la mascherina e chi non teneva i distanziamenti interpersonali. No, si è preferito dire che dalle 21 in poi non si dà più servizio in strada. Ma stiamo scherzando, ci saranno un sacco di locali che dovranno chiudere perché di questo vivono. E un locale chiuso è una sentinella della notte che si perde. Una strada buia è molto più pericolosa che una strada aperta con un bar che controlla cosa succede.